Allora, buongiorno, benvenuti. Buongiorno, benvenuti. Abbandono, riduciamo un pezzo di città, ridiamo vita a un pezzo di città. I cittadini lo aspettavano tantissimo. E quindi devo dire che è veramente una bella sensazione poter finalmente annunciare la conclusione di un brutto capitolo e l'apertura invece di un progetto di rilancio serio che vedrà finalmente le regole. E lo fa anche sul tema dell'urbanistica. Sappiamo bene che in questa città talvolta l'urbanistica è stata un po' moneta di scambio, è stata contrattata e il Campidoglio talvolta è rimasto schiacciato da interessi che nulla avevano a che vedere con l'interesse dei cittadini. Per noi non è così. Per noi il Campidoglio deve essere la massima espressione dei cittadini e deve governare, deve dettare le regole. In questo caso quello che noi stiamo facendo vedere è che si può investire a Roma, ma si deve fare tenendo conto l'interesse dei cittadini. Come vi illustrerà tra poco l'assessore, in questo progetto quello che è qualificante e che ha segnato un bel punto di svolta, tra l'altro un accordo che noi abbiamo fatto con il proponente, perché i proponenti vogliono ragionare e sono aperti a ragionare, è stato riqualificare gli spazi pubblici. Aumentare la quantità e la qualità degli spazi pubblici, perché ogni progetto deve poter vivere insieme alla città e insieme ai cittadini, non deve essere qualcosa di staccato e di separato. E con questa riqualificazione degli ex mercati noi lo stiamo dimostrando. Abbiamo la pretesa di dire che si sta aprendo una nuova era anche in questo settore e ciò che per noi conta è iniziare pezzetto dopo pezzetto a ricostruire un rapporto di fiducia tra l'amministrazione, i cittadini e gli imprenditori. Perché per il rilancio della città avere questa collaborazione a più livelli è l'unico modo con il quale a nostro avviso possiamo dimostrare che Roma è una capitale, si riprende il ruolo da capitale e va avanti a testa alta. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie alla sindaca. Grazie alla squadra che mi ha supportato nel portare a termine una lunga vicenda. Primo, sottrazione di quella che sono gli spazi pubblici.
all'interno del grande recinto dei mercati generali e poi della precedente amministrazione con la quale attraversa ovviamente gli spazi che vedete in giallo, appunto, sono tutti spazi che anche nel caso di chiusura del centro commerciale saranno pubblici. Se si vuole fare un evento dell'estate romana all'interno del tale si può, non si deve chiedere il permesso al privato, è il comune che dà il permesso allo spazio pubblico. Lo spazio pubblico è cittadino. Qui in alcune immagini vedete quello che è anche un cambiamento sostanziale, cioè quella che era definita come una strada interna di un centro commerciale si apre maggiormente lasciando più superfici come una grande strada urbana, alcuni spazi vengono riqualificati verdi verticali per mitigare anche gli effetti, diciamo, di uno spazio che nella sua tradizione è uno spazio minerale, quindi nel quale non anche su indicazioni, diciamo, della sovrintendenza in termini delle conferenze e servizi non si potevano, diciamo, immaginare grandi spazi verdi, però, diciamo, all'interno e all'intorno sono stati predisposti degli effetti di mitigazione. Una cosa molto importante, perché sono vari i temi che abbiamo trattato nella discussione, è anche il fatto che l'impegno dei proponenti, quello che il mix funzionale che abbiamo raggiunto oggi sia immutabile, cioè non si possa nuovamente riarrivare a ridiscutere per qualche anno.
credo che sarà il mix in virtù di una nuova ricerca, di un nuovo equilibrio economico-finanziario, che i canoni della casa dello studente siano fissati fin da ora sui minimi stabiliti dalla DIL, quindi 290 euro al mese per una stanza, non negoziati in futuro con università. Diciamo, una precedente convenzione non era nemmeno definita un'università pubblica, perché doveva essere un'università privata per definire i canoni, e non invece abbiamo voluto stabilire i canoni che sono quelli della DISU. Abbiamo recuperato i canoni non pagati annualità del passato, quindi recuperando circa 1 milione di euro che saranno investiti per riqualificare l'asse di via Ostiense e diciamo, portare la pista ciclabile fino alla piramide Cestia. Quindi abbiamo anche delle potenzialità future, perché nella definizione poi del progetto futuro io sono convinto che si potrà anche interloquire con i progettisti per migliorare ancora alcuni aspetti di sostenibilità, di integrazione appunto dell'edificio nel contesto. Quindi un insieme di elementi che sono sia nello spazio fisico, c'è qualcosa che si muove e o sono progetti più complicati, avranno una vocazione nel caso di conversione sulla piccola schiera, sul commerciale come questo, oppure si pensa a qualcos'altro, diciamo, posto che queste sono tutte vecchie operazioni in cui voi intervenite, cercherete una vostra lettura, diciamo che dia una caratterizzazione urbanistica a questa consigliatura. Sì, parlo dell'ANSA, vado leggermente fuori tema, ma sempre parlando di sviluppo economico, perché appunto oggi c'è stato questo dossier del Ministero che dipinge, diciamo, una capitale in decadenza. Come commenta?
poi sta agli architetti che devono disegnare l'esecutivo, essere rapidi, precisi, e quindi noi ci auguriamo che i cantieri riprendano il più presto possibile proprio per dare questo segnale. Per quanto attiene all'X funzionale, per ricordarlo, noi abbiamo tutta una serie di funzioni pubbliche, nel senso proprio di spazi che sono di proprietà pubblica, che sono degli uffici per circa 1.524, una sala multimediale di circa 1000 metri quadri, una sala conferenze di circa 400 metri quadri, un centro anziani di circa 500 metri quadri. Tra l'altro alcuni di questi sono stati già realizzati, sono già attivi e sono sul perimetro esterno. Poi esistono degli spazi di uso privati di uso pubblico, che sono un centro sportivo, la casa dello studente, appunto, una grande multisala cinematografica e anche un piccolo centro religioso. Poi ci sono gli uffici e le aree commerciali. Comunque sono allora il terziario circa il 12% della superficie complessiva e il commerciale circa il 45% delle superfici complessive edificate, escluse quindi le superfici. La casa del studente sono circa 5.000 metri quadri, è al di sotto del complesso e realizzato un grande piano di parcheggi che assolve tutti quanti gli standard. Oltretutto ho dimenticato di dire prima che insieme a questo progetto c'è un progetto di riqualificazione delle sponde del Tevere, in quanto non potremmo trovare con standard verde all'interno del complesso istituto un progetto di riqualificazione di verde che si spinge anche a alcune zone di parco del quindicesimo municipio. Quindi insomma un progetto che vede il territorio investito in vari livelli, c'è anche, visto che qualcuno ha scritto, era sparito il Ponticello Pedonale, il Corte d'Aula, i due lati della ferrovia, non è vero, il Ponticello Pedonale rimane assolutamente posto, anche perché è un collegamento che favorisce il pubblico ma favorisce anche il privato, che permette più facilmente di arrivare nelle sue aree. Per quanto riguarda gli altri progetti nel quadrante, Fiera, Torri, è evidente che noi daremo il nostro punto di vista e al momento debito parleremo anche di quelli. Oggi parliamo dei mercati generali perché abbiamo un processo che si conclude, su quelle ci sono delle idee su cui si sta discutendo e quindi per quanto attiene l'ottavo municipio, io non sono anche assessore dell'ottavo municipio e quando mi è stato richiesto un appuntamento per parlare dei mercati generali dagli ex consiglieri e da altri cittadini, mi ho accolto negli uffici e ho raccontato quello che stavo facendo, alcuni mi hanno posto delle questioni che abbiamo analizzato e serenamente, io però ho sempre affermato quello che era il mio punto di vista e accogliendo tutti i suggerimenti per migliorarlo, ma insomma con l'obiettivo chiaro di arrivare alla conclusione di questa operazione che, come ripeto, riconsegna un pezzo di città ai cittadini, che penso siano anche in maggioranza, in larga maggioranza, stanchi di vedere quella sorta di, chiamarlo fantasma, no? Quando ci si passa davanti, nessuno ci parcheggia nemmeno davanti, sembra un luogo della città che non esiste, quindi penso che sia un ottimo lavoro che abbiamo fatto. Sì. Allora rispondo io su Calenda. La risposta che io posso dare innanzitutto è finalmente. Finalmente è che il ministro si accorge che per superare l'immobilismo decennale che c'è su Roma serve mettersi insieme e lavorare a un progetto comune. Noi lo dicevamo da quando eravamo all'opposizione, quando siamo arrivati qui in maggioranza abbiamo lanciato insieme ai sindacati, con i quali abbiamo già sottoscritto un protocollo, il nostro progetto Fabbrica Roma, che sta andando avanti. Abbiamo sollecitato più volte il ministro a sedersi al tavolo, come dire, meglio tardi che mai, noi siamo qui, lo aspettiamo. Del resto io capisco che ci voglia coraggio per provare a superare i particolarismi anche politici e lavorare a un progetto comune. Noi siamo dell'idea che l'unico modo per rilanciare la città, e l'abbiamo detto più volte, è quello di mettersi tutti intorno a un tavolo, condividere gli stessi obiettivi e lavorare su questi. Siamo assolutamente
ben disposti ad accogliere il ministro e siamo anzi contenti che abbia finalmente e dato la sua adesione. Grazie. Ma devo dire che con i lavori che sono stati fatti, con le migliorie che sono state apportate, parlavamo del funzionale, parlavamo della rifunzionalizzazione pubblica e quindi il fatto stesso che il progetto ormai sia diventato funzionale alla stessa città, sì, mi piace, perché secondo me è un esempio di come il privato e il pubblico possano condividere un'idea e lavorare per lo sviluppo di questa, sì. In questo modo e come è stato realizzato mi piace e credo che piacerà molto anche a tutti i cittadini. Grazie.